Bene, eccoci qui, sede nazionale CGIL a Roma. Abbiamo Massimo Baldacci, presidente Proteo. Buongiorno Baldacci. Buongiorno a voi. Baldacci, si parla oggi di decreti delegati, c'è un compleanno importante, anzi mezzo secolo, possiamo dire, un evento per la scuola veramente rilevante. Questi decreti delegati che andrebbero attualizzati. Oggi si sta realizzando, svolgendo un convegno, il punto della situazione. Ma i decreti delegati 50 anni fa si inserivano in un quadro di riforme democratiche e sociali ed erano un momento di democratizzazione della scuola secondo lo spirito della Costituzione. Diciamo che ricevettero una forma sottodimensionata che l'ha portata successivamente a involuzioni burocratiche che ne hanno permesso il piano sviluppo. Tuttavia restano un elemento sempre importante e fondamentale ed è quindi fondamentale rilanciarli da questo punto di vista. Ma il loro rilancio non va concepito in senso tecnico, cioè di aggiustamento di norme, eccetera. Questo viene dopo. Prima di tutto occorre un rilancio culturale dell'idea della partecipazione scolastica per la democrazia nella scuola. Si parla tantissimo di genitori troppo presenti, quasi invadenti. Secondo lei, i genitori quanto e come devono, dovrebbero stare nella scuola? Rispetto alla partecipazione dei genitori c'è stata un'involuzione negli anni. Negli anni 60-70 le sperimentazioni che avevano condotto i decreti delegati concepivano i genitori come alleati, come agenti della formazione complementari a quelli degli insegnanti. Poi successivamente invece sono stati dipinti come clienti del servizio scolastico e questo ha portato ad una aberrazione del rapporto tra i genitori e la scuola. Un cliente non si sente coinvolto nella gestione democratica di un servizio, pretende semplicemente delle prestazioni. È indispensabile, diciamo, riconfigurare culturalmente la partecipazione dei genitori, restituirla allo spirito originario di un'alleanza pedagogica tra scuola e famiglia. E per quanto riguarda la presenza degli studenti nelle scuole superiori, cos'è che andrebbe migliorato? Allora, la partecipazione degli studenti nelle scuole superiori è un elemento importante dell'educazione civica e democratica dei giovani da questo punto di vista. Dobbiamo riattivarla e valorizzarla in questo senso. Bene, Baldacci, guardiamo al futuro, decreti delegati vanno mantenuti, va rivista culturalmente la loro posizione, è possibile fare una proiezione anche delle, come dire, delle proposte, con questo poi abbiamo finito. Diciamo che proposte normative è bene posporle ad una seconda fase. In questa prima fase c'è il problema del rilancio della cultura della partecipazione.